Anna De Simone, psicologa, fondatrice di PsicoAdvisor, il principale portale del settore psicologia e crescita personale d'Italia. Come mai la scelta di portare avanti un simile progetto? E ci potete fornire qualche dato di quanti si rivolgono a questo portale? Le visualizzazioni sono all'incirca 12 milioni al mese, quindi abbiamo un volume di traffico elevatissimo. La scelta di portare avanti questo progetto nasce in realtà come un'associazione locale, piccola, sul territorio della provincia di Napoli. Tuttavia avevamo anche un portale dedicato a tante tematiche che noi affrontavamo. Tuttavia l'unica sezione che aveva tantissime visite era proprio quella di psicologia. Noi nasciamo per fornire uno sportello d'ascolto alle minoranze, persone che in genere non potendo accedere a un servizio, a un percorso psicologico, si affidavano all'ASL oppure a questi piccoli sportelli d'ascolto. E da qui abbiamo pensato di portare la psicologia, un po' renderla accessibile a tutti con un linguaggio molto semplice, anche perché quando si parla di psicologia non solo si devono affrontare dei gap nozionistici, perché siamo tutti un po' al digiuno, ma si devono anche affrontare e abbattere quelle barriere che sono le credenze, gli schemi, gli automatismi che ci accompagnano da sempre. Quindi il lavoro è enorme. Protagonista dell'incontro D'amore ci si ammala, d'amore si guarisce. Come mai affermare che l'amore sia quasi una malattia? Come si guarisce quindi? In realtà l'amore che ci fa ammalare è molto diverso da quello che ci fa guarire. L'amore che ci fa ammalare è fatto di mancanza e più che altro potremmo dire che ci si ammala di relazioni, quelle relazioni che ci hanno fatto sentire nella nostra vita e nel nostro percorso poco considerati. E si può considerare più che altro un'evoluzione con l'amore che ci fa guarire, perché è l'amore che noi riusciamo a dedicare a noi stessi, quello che ci fa sentire accolti, accettati. E in realtà tutto il genere umano, la specie umana si è evoluta sotto la spinta anche dell'attaccamento, quindi noi siamo geneticamente programmati per stringere un legame di attaccamento, e quando qualcosa va storto in questo primario legame che stringiamo quando siamo bambini con i nostri genitori, possono nascere tantissime disfunzioni e così ci si ammala. Cosa ne pensa di appuntamenti culturali come Ombre e Libri? Mi entusiasmano sempre, in particolare ho letto la mission di questo progetto e mi piaceva l'idea di lasciarmi adottare da questa regione. Infatti prima di venire qui ho fatto un giro un po' per l'Umbria e anche a livello culturale davvero un bel impatto.